Bentrovati e benvenuti alla tappa numero 226 del nostro viaggio nel Molise che va. È l'ultima puntata di questo mese di agosto. Abbiamo nella prima parte del programma come ospite la gentile signorina Luisa Iannelli. Luisa Iannelli è molto noto perché è una giovane molto impegnata in politica. Con Fratelli d'Italia, una laurea in scienze politiche. Ma questa passione per la politica com'è nata? So che mamma c'ha la passione per il teatro ed è molto brava, tra l'altro. Sì. Io ho assistito a quello spettacolo che hanno fatto all'auditorium, pieno di gente, applausi a non finire. Quindi mamma la passione per il teatro e la figlia la passione per la politica, com'è nata? Beh, innanzitutto grazie per avermi invitato. La mia passione per la politica è nata prima della passione del teatro di mia madre. La mia passione per la politica risale all'adolescenza. Quando a 15-16 anni cominciai ad appassionarmi alle tematiche politiche e mi avvicinai all'allora Alleanza Nazionale. E da allora è una passione che ho sempre coltivato, poi con gli studi universitari e la scelta della facoltà di scienze politiche, e poi con i vari incarichi, prima provinciali, adesso il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale, che è il Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia, prosegue il mio impegno e la mia passione sempre costante e sempre ovviamente dalla stessa parte. Il leader di Fratelli d'Italia in regione, Filoteo Di Sandro, il quale ha scommesso su di te, cioè diciamo, ti ha in qualche modo lanciato subito, perché io ricordo quando ci sono state le politiche, quindi candidati sia lui sia l'altro di Vitaliano di Termoli, e tu facevi un pochino la coordinatrice, hai presentato i vari incontri, te la sei cavata molto bene. Grazie, devo dire comunque che Filoteo Di Sandro è uno tra i politici locali che dà molto spazio alle giovani generazioni. Basta vedere l'esempio che abbiamo al comune di Isernia, dove il nostro gruppo consiliare è composto da due giovanissimi, Di Perna e Kniainischi. Penso che E sia. dicono anche la loro, la sanno anche Sì, dire, e tutti penso e che due. sia molto importante questo, non perché io sia favorevole alla cosiddetta rottamazione, ma perché penso che serva a entrambi, sia l'esperienza di chi ci ha preceduto, sia la partecipazione delle giovani generazioni all'attività politica. Oh, in campo nazionale, Fratelli d'Italia, una leader tutto Sì, pepe, giovane insomma, anch'essa, giovane, un'altra. molta grinta, e quando mia moglie è un'appassionata, quando vede lei in televisione, Giorgia Meloni. E quindi lei dice, ma questa sa il fatto suo. Sì, devo dire che Giorgia Meloni rappresenta quello che ormai in politica non esiste più, cioè la persona che si è fatta da sé grazie alla militanza in un partito politico e alla coerenza nella stessa idea politica. Io sono orgogliosa di far parte di un partito, l'unico in Italia che ha un segretario donna, giovane e che sta lì per i propri meriti politici e personali, non per altro. Però in regioni in questo momento Filoteo, diciamo, in questa fase non ha incarichi, nel senso che non andò bene, diciamo, la scalata a Roma e quindi non si volle candidare alla regione. Tra l'altro, molti dicono forse sbagliò a non ricandidarsi alla regione. Tu che pensi? Ma io penso che in alcune circostanze si fanno delle valutazioni politiche e poi ci si assume la responsabilità delle scelte che si compiono. All'epoca la valutazione fu quella di tentare la via parlamentare dopo l'esperienza, la lunga esperienza che Filoteo Di Certo, Sandro aveva avuto in regione e anche il assolutamente positiva, consenso positivo che certo. aveva avuto. E la scelta fu quella appunto di scommettere su Fratelli d'Italia, che all'epoca era nato da neanche 40 giorni. E devo dire che nonostante la mancata elezione, noi abbiamo raggiunto la percentuale Sì, più alta di tutta la penisola. Per cui possiamo dirci soddisfatti sotto quell'aspetto. Magari è chiaro che col senno di poi si possono fare valutazioni differenti, però la scommessa fu fatta all'epoca e continuiamo a crescere sul territorio perché ad oggi noi siamo l'unico partito effettivamente organizzato con due coordinamenti provinciali, con i responsabili di dipartimento, con il movimento giovanile. Penso che possiamo essere orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti sul territorio. però tutto il centrodestra in campo nazionale come in campo regionale lascia molto, molto a desiderare. Ma il centrodestra io penso che stia attraversando ancora una fase di sbandamento dovuto alla sconfitta, insomma, quando c'è il cambio al vertice sia regionale come è avvenuto anche a livello nazionale, ci si trova poi a dover, diciamo, raccattare i cocci e riorganizzare la situazione. Ma io credo che sia importante il dialogo tra le varie anime del centrodestra, perché le esperienze come di recente la Liguria hanno dimostrato che solo il centrodestra unito può effettivamente riconquistare la vittoria.
Quindi l'invito che noi come Fratelli d'Italia facciamo a tutte le altre forze politiche è quello di unirsi attorno a un tavolo e cercare di ricompattare la coalizione, scegliendo degli strumenti che possono essere le primarie per la condivisione delle scelte a livello verticistico, e allo stesso tempo siamo favorevoli alle iniziative che sorgono anche spontanee sul territorio e che fanno riferimento comunque alla ricomposizione del centrodestra. Ma in regione Fratelli d'Italia, cioè Forza Italia, ancora non si sa se c'è, cos'è, cosa sarà, nuovo centrodestra? Per quanto ci riguarda, cioè, certo, per cercare, diciamo, di fare un accordo ci serve anche l'interlocutore, ma ci sono gli interlocutori in regione? Al momento noi facciamo riferimento a quei partiti che comunque si riconoscono nel centrodestra. Forza Italia a livello nazionale è un partito di riferimento del centrodestra, la Lega Nord è qui in Molise, noi con Salvini, è un partito del centrodestra, Fratelli d'Italia è un partito del centrodestra. Il nuovo centrodestra forse è un discorso un po' che lascerei a parte, perché so che in questi giorni sta affrontando alcune difficoltà anche di collocazione della, insomma, nella futura, nel futuro scenario politico, quindi non lo so, però c'è chi dice che andranno con Renzi. Ma non so, questo non mi riguarda, perché ovviamente non è il mio partito. Fatti loro. Infatti non è il mio partito. Io penso che l'importante per quanto riguarda la situazione molisana sia chiarire chi c'è e chi non c'è e quale sia la posizione. Non possiamo essere noi a scegliere fisicamente chi deve essere il nostro interlocutore. Il nostro interlocutore è il partito, quindi nello specifico Forza Italia, noi con Salvini, ci siamo noi, ci sono anche vari partiti che, come l'UDC, Area Popolare, insomma cerchiamo anche di capire che scelta vogliono fare. L'importante è che sia chiara la scelta, non equivoca. Si parla delle prossime regionali, leggevo ieri Michele Orio non disegnerebbe di ricandidarsi. Dall'altra parte io stesso ho fatto una domanda ad Antonio Di Pietro, l'ultima volta che è venuto a Isernia, gli ho detto che lui, se potrà essere eventualmente il prossimo presidente della regione, lui non l'ha escluso. Quindi se si candida, ammesso che si ricandida per centrodestra Michele Orio. Ma io credo che, faccio una premessa, io devo essere grata al Presidente Iorio per le iniziative che sta portando avanti, in effetti è l'unica bandiera che il centrodestra, specialmente in provincia di Isernia, ha attualmente in Consiglio regionale, per cui ben vengano le iniziative che lui cerca di portare avanti per stimolare anche l'opinione pubblica rispetto, diciamo, a una sorta di staticità del governo regionale. Credo però che la scelta della candidatura al vertice debba passare attraverso una condivisione con tutti i partiti, e penso che lo strumento più importante che può essere utilizzato in questa fase e che possa mettere d'accordo un po' tutti sia quello delle primarie. Del resto anche in questi giorni a livello nazionale è tornato in auge questo discorso delle primarie, e mi sembra che abbia avuto un riscontro positivo tra le varie forze politiche, perché sentivo proprio oggi interviste rilasciate da Salvini, ma anche da alcuni esponenti importanti di Forza Italia, che si dicono favorevoli alla scelta del vertice sia a livello comunale che a livello regionale tramite lo strumento delle primarie. Berlusconi non ci sente proprio da questa parte, ma lui non sarebbe d'accordo. Penso che Berlusconi abbia fatto il suo tempo, è una personalità importante all'interno del centrodestra e mi auguro che rimanga a dare il suo contributo, però bisogna anche accorgersi che i tempi sono cambiati e che la gente non ne può più di scelte fatte nel chiuso di una stanza. Senti, parliamo un pochino della situazione regionale, come la vedi tu adesso? Il periodo è molto molto critico, quindi per chiunque sarebbe difficile far quadrare i conti, sì, però ci sono forse troppe lamentele. Il periodo è critico, io devo dire che sicuramente si può fare sempre di più. Questo è in dubbio, e mi dispiace, insomma, vedere una certa staticità da parte del governo regionale rispetto ad alcune tematiche importanti. Penso al fatto che il Molise abbia uno degli indici di disoccupazione maggiori in Italia, specialmente quella giovanile, che dal rapporto Svimez il PIL del Molise è risultato essere uno dei più bassi del Mezzogiorno, e io mi aspetto da un governo regionale risposte a questo stato di crisi nel quale versa la nostra regione, che in parte sono da addurre alla situazione e al contesto sia nazionale che internazionale, ma in parte anche a delle magari non scelte che pervengono al momento opportuno. Rispetto alle crisi delle grosse aziende partecipate e non? Beh,
Io so che c'è stato ultimamente il riconoscimento dell'area di crisi in Molise, che penso che sia un risultato importante, specialmente se lo si sa sfruttare. Mi auguro che ci siano le possibilità per sfruttarlo, anche se devo dire che il riconoscimento dell'area di crisi, se da un lato è uno strumento per magari stimolare l'economia del territorio, dall'altro è la certificazione di un fallimento. Il problema dei problemi resta quello della sanità. Il problema della sanità è un problema delicatissimo. Io mi auguro che le scelte che vengano fatte da qui al futuro vadano nella direzione di tutelare la salute e il diritto alla salute dei cittadini molisani. Per cui ben vengano le razionalizzazioni e i risparmi, ma che non venga messa in discussione la possibilità di un cittadino molisano di curarsi ovunque e con le stesse possibilità. Le critiche che vengono dalla stessa sinistra sull'eccessivo spostamento della sanità verso i private sono strumentali o secondo te sono parzialmente vere, veritiere? Ma questo, insomma, alcune critiche sono troppo strumentali, sinceramente. Io penso che l'importante sia dare il risalto giusto alla sanità pubblica. Poi se accanto a questo c'è un'eccellenza privata, ben venga, perché i cittadini possono scegliere. Intanto i giovani se ne vanno da Molise. Questo è un dramma, effettivamente è un dramma. Il Molise, come dicevo prima, ha uno dei tassi di disoccupazione giovanili più elevato d'Italia. E io spero che qualcosa possa effettivamente cambiare, ma dovrebbe cambiare anche la mentalità di chi ci governa, e non mi riferisco solo all'attuale classe politica. Penso in generale ad avere degli atteggiamenti più lungimiranti negli investimenti fatti per lo sviluppo del territorio, a partire dalla promozione turistica, passando per la viabilità, i trasporti, perché una regione che è priva di una generazione è una regione che è destinata a morire. In questi giorni il problema che diciamo è sulle cronache, tutti i giorni se ne parla, dei migranti. Noi ne abbiamo parecchi qua in Molise, sì. Ma tu che idea ti sei fatto di questo fenomeno? Cioè sia a livello europeo, a livello nazionale e poi anche a livello locale. Io credo che la tematica dell'immigrazione sia, penso, la tematica fondamentale che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni. Noi come regione abbiamo in percentuale alla nostra popolazione, alla nostra capacità di accoglienza, il numero più elevato di migranti in Italia. Penso che siamo arrivati ad un limite massimo di accoglienza, e senza voler fare discorsi retorici o ipocriti, io mi aspetto sia dal governo nazionale in primis che dall'Europa, di cui facciamo parte, una risposta seria al fenomeno migratorio. Non si può rispondere da un lato dicendo chiudiamo le frontiere e dall'altro dicendo apriamo le frontiere e lasciamoli transitare. Bisogna agire con cognizione di causa. Il fenomeno migratorio è stato ritenuto a ragion veduta uno dei fenomeni più grandi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non possiamo continuare ad essere qui inermi e ad accoglierli a meno peggio, favorendo anche tutto quel giro di cooperative che intrallazzano con i soldi pubblici e cercano di guadagnare sulla pelle di disperati. Questo fenomeno deve finire, e deve finire con la risposta seria da parte innanzitutto del governo Renzi Alfano, che non sta facendo assolutamente nulla se non lasciare queste povere persone per mesi, se non per anni, nei centri di prima accoglienza in attesa del riconoscimento o meno dello status di rifugiato politico, anche perché va detto che nella maggior parte dei casi le persone che presentano richiesta di asilo non hanno i requisiti per ottenerla, quindi fondamentalmente non possono essere considerati a tutti gli effetti dei rifugiati. In secondo luogo va detto che l'Italia non può affrontare da sola un fenomeno così grande, e in questo, anche in questo, il governo nazionale deve imporsi a livello europeo e a livello internazionale, anche se necessario modificando le legislazioni e gli accordi vigenti, vedasi l'accordo di Dublino. Ma quando si parla di questo fenomeno, che effetto ti fa vedere che si incontrano l'Inghilterra e la Francia, noi non ci considerano proprio? Penso e mi auguro che il governo italiano possa cambiare presto colore, perché il governo che abbiamo non rappresenta in alcun modo la dignità del popolo italiano. Mi spiace dirlo, perché penso sempre che ogni governo sia frutto di una scelta dei propri cittadini e quindi vada rispettato, ma siccome questo governo non l'ha scelto nessuno, non mi sento di rispettarlo in toto, e quindi non è all'altezza di gestire la situazione. Magari a questo governo nuovo gli mettiamo una bandiera tricolore. Magari sarebbe la prima cosa, perché
essere, sentirsi italiani prima di sentirsi europei non è una nota negativa come ci fanno credere i mass media oggi, è qualcosa di positivo perché è un contributo della cultura e della nostra storia all'interno dell'Europa. Due osservazioni, una, questi migranti, parliamo di quelli che vengono in Italia in generale, ma quelli che sono in Molise, io ho parlato con queste persone, ho realizzato dei servizi e ti devo dire che sono rimasto di stucco sentendo molte testimonianze. Questa è gente che ha capito subito, diciamo, le pecche dell'Italia. Il fatto che tu hai detto che ci mettono mesi e mesi per identificarli e loro si sono resi conto che è così. Ma poi un'altra cosa, loro vorrebbero fare qualche cosa, loro non vogliono stare senza fare niente. Non si potrebbe in qualche modo studiare una qualche soluzione per dare a questi la possibilità di svolgere qualche lavoro, perché molto lo vogliono fare. Io ho chiesto, mi piacerebbe lavorare alla terra, sarebbe un sogno. A me, quando ho detto che mi ha fatto un certo effetto sentirli, perché alcuni di questi che sono venuti, e i genitori sono indebitati e loro ancora non riescono a rimandare i soldi. So che sono state, hanno avuto anche dei morti, i ragazzi che sono qui, i genitori, i familiari sono stati ammazzati dai paesi di origine. Uno mi ha detto, io sogno di mandare a casa mia 50 euro al mese. Cioè, che noi li teniamo, in qualche modo ci danno pure fastidio, a me personalmente no, ci danno fastidio che ci sono. Però loro, diciamo, vogliono una dignità anche dal lavoro, qualcosa potrebbero fare. Abbiamo tutte le campagne abbandonate, noi tu che pensi? Ma questo è un discorso che, diciamo, da un punto di vista teorico potrebbe anche andare, ma la legislazione italiana non lo consente. Perché nel momento in cui un rifugiato, un migrante, giunge nel nostro paese e presenta richiesta di asilo, fino a che non si conclude l'iter procedurale, non può avere un permesso di soggiorno che gli consenta di lavorare. Purtroppo è la nostra legislazione. Quindi non possiamo, anche io sarei d'accordo su questo, ma purtroppo la realtà è diversa. La realtà è che ci sono delle normative che gli impediscono di lavorare. Io capisco bene la disperazione di quelle persone, ci mancherebbe. Nessuno si metterebbe su una carretta del mare ad arrischiarsi la propria vita per venire qui a delinquere o a infastidire le persone. Io sono sicura che la maggior parte di quelle persone, anche perché c'è anche chi invece così non è, però certo, è ovviamente come nella generalità degli esseri umani, la maggior parte delle persone viene qui con le migliori intenzioni, tra l'altro neanche con l'obiettivo di rimanere in Italia, ma di andare fuori dall'Italia, specie nei paesi nord europei. Però detto questo, c'è da dire che, per come la vedo io, un paese serio è un paese che pianifica la possibilità di accoglienza e di integrazione degli stranieri. L'Italia in questo momento non lo sta facendo. Questa è la responsabilità grande. Senti, un'altra osservazione, noi vediamo che vanno con le navi fino a poche miglia dalla Libia e in molti casi vanno a raccogliere i morti, eppure vanno a salvare delle imbarcazioni che stanno per affondare. Ma visto che se non si riesce a bloccare questo fenomeno a monte e comunque quelle persone partono per venire, ma tanto vale andare più avanti, si evitano quelle tragedie dei morti, non li posso andare a prendere sul posto. Ma io più che andarli a prendere... Cioè se uno li aspetta a 7-8 km dalla costa libica, no? E sono successe quelle tragedie, ma tanto vale uno, o li impedisce di partire, quindi bisognerebbe creare dei centri di accoglienza o qualcosa, oppure va li a prendere, poi è inutile che piangiamo. Io non li andrei a prendere per il semplice fatto che non possiamo, ripeto, per un problema di sostenibilità futura, accollarci centinaia di migliaia di persone che quotidianamente si accalcano sulle coste del Nord Africa con la speranza di un futuro migliore che noi non possiamo offrirgli, facendoli diventare lo strumento di uno sfruttamento e di un giro di denaro che persone poco piacevoli stanno pensando di fare sulla loro pelle. Io penso che la soluzione invece sia proprio quella di agire a livello internazionale, portando gli aiuti sul loco, perché del resto la destabilizzazione della Libia è stato il problema principale, perché fin tanto che la Libia aveva un proprio governo stabile, per quanto potesse essere quello di Gheddafi, potevamo assicurare gli accordi bilaterali. L'Italia derideva Berlusconi, insomma, che era in amicizia con Gheddafi. Sì, ma io penso che noi occidentali abbiamo un po' una doppia concezione dell'autodeterminazione dei popoli, nel senso che fin tanto che ci conviene chi sono i loro governanti, allora si possono autodeterminare. Nel momento in cui non ci conviene più, a quel punto decidiamo che non ci servono più e li togliamo di mezzo, cosa che è stata fatta in Libia con Gheddafi. Io penso invece che un po' di lungimiranza in più in quella circostanza ci avrebbe consentito di non destabilizzare un grosso paese nel quale l'Italia in primis aveva dei grandissimi interessi economici e nei quali aveva investito fortemente,
specialmente per quanto riguarda il gas e il petrolio, e penso che avrebbe anche evitato di non avere più un interlocutore politico con cui discutere per evitare questo grande movimento migratorio che dall'Africa spinge verso il Nord Europa. Se lei si ricorda, qualche anno fa avevamo lo stesso problema con l'Albania, lì riuscimmo, tramite una cooperazione tra la polizia italiana e la polizia albanese, a bloccare completamente gli sbarchi, proprio perché riuscimmo ad intervenire sulle coste albanesi. Questo ci è attualmente impossibile senza un aiuto internazionale sulle coste libiche. È una tragedia. È una tragedia che però non può continuare. Comunque la si guardi, insomma, sì. non si sa dove. Ma secondo te è Salvini che spara in televisione? Cioè, fa bene, la maggior parte degli italiani, c'è chi dice che facendo in questa maniera, insomma, ha più consensi, però non è che si risolve lo stesso problema. Il problema è proprio questo, che sia da un lato che dall'altro si parla senza risolvere poi effettivamente i problemi. L'ho detto prima, non si può dire rimandiamoli tutti a casa, perché comunque ci sono delle normative internazionali che l'Italia deve rispettare, così come non si può dire fateli venire tutti qui per un problema di sostenibilità in primis economica e anche in secondo luogo sociale, per quanto riguarda l'integrazione di queste persone. Per cui io penso che la soluzione migliore sia una soluzione più razionale, anche più difficile da intraprendere, magari anche più lunga, ma bisogna cominciare. Certo. Io vedo un certo immobilismo da parte del nostro governo in questo senso. C'è chi dice che il viaggio del Papa a Pantelleria in qualche modo ha fatto aumentare la volontà dei migranti di venire in Italia. Forse dirò una cosa impopolare, ma io non commento le posizioni papali sulla politica italiana, perché penso che l'Italia sia uno stato laico. Però ma ha un grosso seguito. Certo, perché è il capo della cristianità, però lui dovrebbe parlare alle coscienze e non alla politica. Che vede nel futuro Luisa Iannelli? Diciamo nel futuro prossimo. Questa è una domanda difficile, perché nel futuro no, non la domanda ci vede è facile, nessuno. La risposta forse. No, nel futuro è difficile vederci. Sicuramente, per quanto mi riguarda, posso dire di voler continuare il mio impegno politico, per quanto ovviamente compatibile con gli impegni lavorativi, e di volermi impegnare affinché anche altri giovani possano avvicinarsi con la stessa passione all'attività politica, perché ultimamente si sta diffondendo quest'idea per cui la politica è qualcosa di negativo. In realtà è negativo un certo modo di fare politica, per cui più giovani puliti, volenterosi, fortemente convinti si avvicinano alla politica, e meglio sarà per il futuro del nostro paese. Parlavamo prima di Stefano Buono, che è stato ospite qualche settimana fa, sì. Un giovane esponente del Partito Democratico, molto molto bravo. Sì, io penso che servano persone capaci, preparate, che credano in quello che fanno, perché soprattutto negli ultimi 20 anni la politica era diventata una specie di lotta tra nemici. Invece, come diceva qualcuno, in politica non esistono nemici ma esistono avversari, e l'avversario si rispetta, lo si vuole sconfiggere o ci può sconfiggere, però alla fine permane il dialogo, che è quello che poi consente la crescita del territorio. Perché i giovani sono pochi quelli che si avvicinano alla politica? Perché? Perché gli esempi che abbiamo avuto non sono positivi e continuano a non esserlo, purtroppo, ahimè. Però devo dire che non tutti gli esempi sono negativi, per cui bisogna anche scegliere quale esempio seguire e quale invece essere capaci di isolare dalla realtà politica. Del resto l'uomo è un animale politico, come diceva Aristotele, per cui noi non possiamo disinteressarci alla politica, anche perché in ogni caso ogni nostra azione è determinata da scelte politiche, per cui mi auguro che quelle scelte siano compiute da uomini onesti, in primo luogo, e anche preparati, e penso che la preparazione sia uno dei fattori fondamentali che mi aspetto dal futuro del nostro sistema politico. Ma quando Luisa Iannelli non parla e non pensa di politica, cosa fa? Legge, sostanzialmente, anche non solo saggi di natura politica, ma anche romanzi, e fa una vita normalissima come tutti gli altri ragazzi. Le ferie le hai fatte? Ancora devo farle. Sì. Resterai in Italia oppure? Andrò all'estero. Per qualche giorno, però. E nel tuo futuro prossimo, io non voglio fare domande, insomma, non voglio entrare nella privacy, nel tuo futuro prossimo cosa vedi? Per il momento, diciamo, penserò alla vacanza prossima che mi aspetta. Però in quello politico io penso che dopo coordinatrice regionale dei giovani di Fratelli d'Italia, una bella candidatura. Innanzitutto dovremmo vedere se ci lasceranno votare ancora.
Questa è la prima cosa, perché... A proposito, se ci lasceranno votare, ma che concetto ti sei fatto dell'ultimo Presidente della Repubblica, il penultimo, non di Mattarella, quello di prima? Di Giorgio Napolitano? Sì. Giorgio Napolitano è una grande personalità della nostra, del nostro sistema politico, un uomo comunque che indubbiamente è riconosciuto anche a livello internazionale, però io non gli perdonerò mai il fatto di aver avallato la scelta del governo Monti prima, del governo Letta poi e del governo Renzi ancora poi, perché sono tre governi che sostanzialmente non sono sorretti da maggioranze votate dagli italiani, ma da maggioranze miste che a me non piacciono, non sono mai piaciute, mi piace di più la coerenza e la chiarezza nelle scelte politiche. Sono tre governi troppo appiattiti sull'austerity filo tedesca di questa Europa, e che è anche un secondo punto che non mi piace, e inoltre ha anche il grosso, diciamo, demerito di aver avallato alcune scelte che il governo Renzi sta portando avanti adesso e che io non condivido, vedasi la riforma costituzionale o la riforma della legge elettorale. E meno male che hai fatto una premessa che è stato un grande presidente. No, ho detto che è stato un grande presidente, ho detto che è stato un grande uomo politico al quale non perdono gli ultimi anni del suo mandato. Non è poco, non è poco. E a parte la politica, a parte la politica, nella tua vita privata, quali sono i valori ai quali credi di più? E cosa ti dà molto fastidio negli altri, nel prossimo? Beh, la premessa un po' è sbagliata, nel senso che gli stessi valori che per me sono importanti nella vita privata lo sono anche in quella politica. Perché secondo me i valori importanti di un essere umano in generale debbono essere la correttezza, la sincerità, l'onestà e la fede, non intesa come religiosa, sì, ma una fede che può essere alla propria idea del mondo, alla propria idea di organizzazione sociale. Questi sono valori fondamentali. Poi subentrano altri tipi di valori, come il rispetto, che per me è fondamentale. Sono valori che sono traslati dalla vita privata a quella politica nello stesso modo. Questa è una coerenza assoluta. Cioè, ma così nella vita dovrebbe essere. Almeno io ho sempre pensato che la mia scelta politica è prima di tutto una scelta di vita, ed è fatta sulla base e su un orientamento ideologico che sono connaturati al mio modo d'essere. A questa coerenza, agli uomini politici attuali, a quanti si può attribuire? A pochi. Si può attribuire a pochi uomini, ma dovrebbero essere quelli l'esempio da seguire, soprattutto per le giovani generazioni. Mamma mia. Cos'altro ti devo chiedere? Allora, dimmi quello che vuoi tu, ti do campo libero adesso. No, forse vorrei fare una specie di appello, specialmente ai ragazzi più giovani, di non lasciarsi andare alle facili critiche rispetto al sistema politico o all'organizzazione sociale attuale, ma di impegnarsi concretamente, perché la sterile critica non porta a niente, l'impegno concreto invece produce risultati e organizza sicuramente una società migliore. L'ultima domanda, mi devi dire qual è il tuo sogno nascosto? Il mio sogno nascosto... Non ce l'ho un sogno nascosto, perché i miei sogni sono molto palesi. Vabbè, grazie. Grazie a te. Andiamo adesso nella vicina Collia Volturno. Avevo avuto una telefonata da Ludovico Siravo, un giovane imprenditore, il quale mi invitava per un appuntamento, mi disse: ci incontriamo degli amici a Collia Volturno, farebbe piacere se venissi con le telecamere e Tieletti Molise. Io non sapevo assolutamente cosa fosse, di cosa si trattasse, e sono andato comunque con Pino Vecchi. In verità cos'era? Questo giovane, insieme ad altri 12, hanno costituito un'associazione, la Confraternita Sant'Antonio Abate, che il 16 di ogni anno, in occasione proprio della festa di Sant'Antonio Abate, girano in tutte le case. Sono 12 più il 13esimo, che è quello che rappresenta il santo. Da anni stanno facendo questo giro annualmente presso le case degli abitanti di Colli, e quindi ricevono in questi giri dei regali. Allora loro hanno pensato, siccome a Colli, di Colli c'è una grossa comunità a Philadelphia negli Stati Uniti, hanno pensato di raggiungere questa comunità in America, un po' tutti, quindi tutta la confraternita e eventualmente anche le altre persone di Colli che vogliono andare. Per cui l'altra sera hanno fatto un incontro e loro hanno presentato la bozza di un calendario. Questo calendario riproduce molte delle foto che loro hanno scattato quando sono andate nelle case dei cittadini di Colli. Quindi loro realizzeranno questo calendario
del 2016 e quindi attraverso questo calendario si finanzieranno il viaggio per andare negli Stati Uniti. È stata una serata molto movimentata, io non mi ero reso conto in partenza cosa fosse, comunque siccome ero presente con Pino Vecchi abbiamo realizzato il documentario che vi facciamo vedere. Due sono state le telefonate, la prima per l'invito, la seconda, a distanza di qualche giorno, per ricordare che in serata era gradita la mia presenza, insieme a TLT Molise, a Colle a Volturno. Un incontro con la benemerita confraternita Sant'Antonio Abate, che voleva parlarci di una loro iniziativa. L'entusiasmo di Ludovico Siravo ha risvegliato in me quel fervore e quella passione che, da gollese, nei primi anni Ottanta, quando avevo la sua stessa età, mi fece assumere la responsabilità di cimentarmi nella realizzazione di una serie di iniziative che caratterizzarono quegli anni e di cui i frutti sono oggi ben visibili, nonostante qualche buon tempone finca di aver memoria corta. Con il buon Pino Vecchi mi sono recato nella Petit Paris. Arrivati in anticipo rispetto all'orario stabilito, ho avuto la possibilità di rendermi conto che per la serata si preannunciavano molte piacevoli sorprese, a partire da ciò che bolliva in pentola. Ettore, è proprio il caso di dire cosa bolle in pentola? Bolle in pentola, la vecchia tradizione di Colli, i fagioli fatti con rosmarino e sedano, una zuppa di fagioli che tutto va mischiato con le sagnette, con un sughetto di pomodorini freschi e pancetta, anzi guanciale. Questa è una specialità prettamente collese? È una specialità collese, l'abbiamo leggermente rivista, un pochettino di peperoncino, qualcosina aggiunto che è un segreto, che non lo scopriremo dopo quando lo mangeremo. Ma qual è diciamo, il motivo per cui questa sera state preparando questa festicciola? La presentazione del calendario della confraternita di Sant'Antonio Abate, di cui non faccio parte, faccio parte dell'altro gruppo, però ci hanno interpellato a dargli una mano, anche perché poi è una festa paesana, una festa di tutta la comunità, non potevamo non accettare l'invito a partecipare, diamo il nostro contributo e l'impegno per quello che sono stato incaricato di fare, quello di cucinare. Noi abbiamo i capelli bianchi, ma i promotori di questo evento sono giovani? Sono giovani, sono bravissimi, hanno ripreso questa vecchia tradizione, quella di Sant'Antonio Abate, che è storica, da prima la guerra, fu lasciata nel periodo storico della guerra, come si conosce bene, sono stati capaci di riprenderla, ricreare tutta l'atmosfera paesana, e quest'anno hanno deciso di esportarla in America, è il motivo del calendario che hanno preparato. Com'è cambiato Colli rispetto a quando tu eri più ragazzo, per intenderci quando creammo quella banda musicale con 50 elementi di Colli, si facevano delle attività, rispetto a oggi? Niente, un po' l'entusiasmo si è perso, perché credo che sia proprio l'evoluzione dei paesi, si guadagna qualcosa in tecnologia, in capacità, però qualche cosa nelle tradizioni purtroppo a Colli si è perso, però questi ragazzi hanno avuto la capacità di riprendere tutto e sta ricrescendo, hanno invitato tutta la cittadinanza a partecipare, in modo gratuito mangeremo tutti insieme senza niente, hanno messo tutto, questi ragazzi hanno investito loro con i propri soldi e col proprio lavoro,
È bello appunto che si sta ricreando questa atmosfera, quella che noi conoscevamo bene quando partì la banda nostra, quando i capelli erano più neri e ne facevo parte. E quella malattia che contagiava un pochino i collesi, quella malattia delle divisioni dovute alla politica, è guarita o ancora c'è qualche cosa? C'è ancora qualche strascico, però vedo in questi ragazzi la capacità di superarli questi momenti. Forse qualcosa ci stanno insegnando le nostre generazioni, che ci siamo un po' appiattite sulle divisioni. Loro questo fatto qua è positivo e bello, ci stanno insegnando che si può superare questo meccanismo e ne guadagnerà tutto il paese se questo verrà fatto. Dino Bernardo, nell'altra stanza mi hanno fatto vedere che stanno preparando una specialità collese, i fagioli, e poi faranno con le sagne e fagioli. Ma quello che stai facendo tu, insomma, è una specialità tua? No, non è direttamente mia, la sto solo lavorando, la sto solo tagliando. Comunque la classica porchetta, penso sia da Riccia, non lo so, o di qualcuna locale, tipo Lucio il macellaio o Fernando di Fornello, non lo so, chi l'ha preparata. Comunque è buonissima, so che è buonissima, l'ho assaggiata, è perfetta. Tu sei scapolese di nascita, ma collese di adozione, ma Colli è ancora la piccola Parigi o è un ricordo del passato? No, in realtà io diciamo che è ancora la piccola Parigi, la denominazione ce l'ha ancora, però qualcosa è cambiato, però diciamo che ancora tiene, per cui diamo l'onore ancora alla piccola Parigi. Senti, so che tu sei una persona molto equilibrata e molto benvoluta a Colli, vogliamo dire tre pregi dei collesi e poi tre difetti. Beh, io sinceramente a Colli non gli posso dire niente, perché sono stato un ben accetto e ancora oggi sono molto apprezzato. Poi i difetti, non lo so, tra collesi bisogna vedere i difetti, perché è più semplice, non ne dico nessuno, dai, così non offendo nessuno. Di questa confraternita di Sant'Antonio Abate tu che pensi? È una bellissima cosa, perché diciamo, specialmente sono tutti giovani, è una cosa bellissima che tiene uniti tutti quanti insieme, li vedo molto uniti, molto compatti, molto allegri, molto simpatici tra di loro e con tutti gli altri. E spero che sia una cosa buona che continui ad andare per anni ancora in giro, come si è sempre fatto. Nel frattempo, la casa degli Alpini veniva letteralmente presa d'assalto dai tantissimi collesi. Solo dopo abbiamo scoperto che tutti loro erano stati invitati a cena dalla confraternita Sant'Antonio Abate. Ma chi sono questi giovani temerari e che cosa hanno in mente? Ivan De Risi, è il caso di dire, finalmente era ora i giovani collesi alla riscossa? Assolutamente sì, noi siamo un gruppo molto motivato, affiatato, che ha deciso di far riscoprire a tutta la popolazione di Colli il vero spirito della comunione, dello stare insieme e del divertirsi, e questo nella prova, la sala è piena. Anche perché il battesimo di Colli, si diceva la piccola Parigi, un pochino si era così, si era affievolito, si era annacquato, quindi voi volete riportare Colli ai vecchi fasti? Assolutamente sì, Colli è ed è, sarà per i prossimi anni, credo, anche grazie all'associazione, uno dei protagonisti della Valle del Volturno. Allora, scherzi a parte, parliamo della vostra iniziativa che mi sembra molto molto bella, quindi anche la storia di questa confraternite, da come siete nati voi, vi siete riorganizzati. Diciamo che il nostro spirito parte da lontano, da quando eravamo bambini, poi però abbiamo deciso di fare un discorso un po' più serio, di creare un'associazione riconosciuta che ci permettesse di essere il punto di partenza per il nostro paese, cioè chiunque vuole proporre qualcosa, la confraternita è a sostegno di queste idee e soprattutto il nostro più grande progetto è portare la nostra tradizione ai nostri connazionali che sono in America. Qui c'è soltanto un acconto della vostra numerosa famiglia, ma quanti siete? Allora, noi siamo 13 componenti, ovviamente gli altri sono impegnati in organizzazione della festa, perché mentre noi stiamo parlando si organizza e si dà da mangiare a tante persone, ma attorno a noi c'è comunque tutto il paese che ci ospita ogni 16 gennaio in maniera direi esemplare, fantastica, unica. Hai detto che avete incontrato il Papa? Allora, il 9 gennaio 2000, nell'occasione del Giubileo, siamo stati ricevuti da Papa Giovanni Paolo II e abbiamo avuto anche l'emozione, oltre di portare il nostro canto, di portare addirittura l'asino, la nostra Camilla, fantastica e mitica Camilla, presso il Santo Padre, ed è stata un'emozione che descrivere a parole è molto difficile. Allora, l'iniziativa consiste, voi adesso state facendo un calendario, questo calendario diciamo vi servirà per finanziare cosa? Allora, questo calendario servirà per finanziare il nostro viaggio in America e finanzierà anche il trasporto
per tutti i cittadini che vogliono partecipare a questo viaggio, perché questo viaggio non riguarda solo la Confraternita ma tutta la popolazione di Colli a Volturno. E quindi con questa iniziativa speriamo di riuscire a portare i nostri canti, la nostra allegria e una fetta del nostro paese negli Stati Uniti d'America. Quando diciamo Stati Uniti d'America, Collesi, essenzialmente Collesi è la comunità più numerosa, è quella che sta a Filadelfia. Sì, noi abbiamo tra virgolette degli agganci a Filadelfia che ci hanno chiesto di portare questa tradizione lì e noi siamo ben lieti di portarla e ovviamente con qualche sforzo sicuramente riusciremo il 21 gennaio a partire per gli Stati Uniti. Quelli stanno lontano, non ci sentono, ma che cosa le vogliamo dire? Sicuramente che, come dice una strofa della nostra canzone, che non è quella originale, è quella adattata da noi, è che fra tutti i paesi siamo sempre noi collesi. Allora, ci fai conoscere un pochino questa squadra? Lui è Ludovico ed è, diciamo, il logista del gruppo. Mi sembra il saggio anche del gruppo. No, troppo gentile. No, anche perché lui vive sempre in mezzo ai libri. Beh sì, vabbè, il mio lavoro è quello, però faccio pure altro, insomma, faccio altro. Ma com'è lo spirito di questo gruppo? Com'è? Beh, siamo tutti ragazzi, quindi tutto quello che ne consegue, cioè ragazzi, insomma, di una certa età, ma comunque ragazzi, siamo tutti affiatati, siamo amici, ci incontriamo spesso e quindi insomma... I collesi d'America cosa si devono aspettare quando andrete lì? Beh, non lo so loro che cosa si aspettano, noi ci aspettiamo tanto da loro e speriamo che le nostre aspettative siano ricambiate poi dalla realtà. Lui è Visco? Massimiliano. Cosa porterete in America? Ma in America porteremo, come già ha detto Ivan, la nostra tradizione e il nostro amore che abbiamo anche noi per i nostri compaesani che si trovano lì a Filadelfia. Io voglio rimarcare soltanto un discorso che il calendario rappresenta un po' tutta la nostra storia ma anche il nostro futuro. Infatti su una pagina nel mese di agosto sono raffigurati i nostri figli vestiti da monaci che saranno il futuro, che porteranno avanti poi questa tradizione, si spera, nel futuro. Il terzo è il fotografo ufficiale della Confraternita, un amico e soprattutto colui che cura tutta la parte tecnica e musicale e fotografica di tutti i nostri eventi, di tutte le nostre riunioni, Andrea Cipolletta. Con che animo stai affrontando questa avventura, cioè i preparativi di questa avventura? Allora, i preparativi di questa avventura, se ci riferiamo al discorso Filadelfia, in realtà per quanto mi riguarda sono partiti già da qualche anno fa, infatti limitatamente al discorso calendario sono presenti foto anche di 10 anni fa. In realtà non è soltanto questo, noi faremo anche altri lavori per quanto riguarda l'immagine e il video della nostra tradizione nel paese, che probabilmente porteremo anche oltreoceano. Pare che questo calendario sia venuto bene, c'è stata la partecipazione di tutti, io ci metto la mano, però in realtà abbiamo collaborato tutti quanti per quanto riguarda la scelta delle immagini e del tipo di impaginazione. Perché è importante questo viaggio che voi farete in America? Questo viaggio è importante perché innanzitutto rinnoveremo la nostra tradizione nei nostri compatrioti che stanno oltreoceano e poi io penso sia pure un'esperienza personale per noi che ormai abbiamo, diciamo, firmato un contratto con la Confraternita da 15 anni e proprio l'anno prossimo, insomma, che cadrà il quindicennale della Confraternita, lo festeggeremo in questa maniera un po' speciale. Lui ha bisogno di una presentazione particolare perché lui rappresenta il santo del nostro gruppo, cioè lui è colui che raffigura Sant'Antonio Abate, Domenico Ranieri. Io sono il santo della Confraternita da tanti anni, insieme agli amici di Vallone abbiamo costituito da piccoli e poi ci siamo allargati con un po' tutti quanti e abbiamo costruito questa grande famiglia. Io ho avuto la fortuna di conoscere Papa Giovanni II proprio da vicino. Ho avuto questa fortuna e sono onorato che mi hanno dato questo compito di fare il Sant'Antonio. Senti, io stavo dicendo, da te che sei santo vorrei un piccolo miracolo, non so, l'ideale sarebbe se lo potessi canticchiare, ma se questo non è possibile almeno recitare quella canzone, quella strofa che voi recitate nelle case, cioè se vi mettete 2 o 3 insieme, pure a parte gli americani, ma anche le altre persone che vedranno la televisione così, vabbè.
ti potrei cantare, se, secondo me se prendiamo te la possiamo cantare con lo strumento se vuoi, però in questo caso sarebbe bello dire Sant'Antonio col bastone scaccia via la maledizione, la scaccia poco a poco e la getta sopra il fuoco. Questa è una strofa, e qualche altra? Sant'Antonio l'eremita sulle spine lui dormiva e intanto non soffriva. Facciamo dire a Pasquale un'altra, lui è della mia zona, Pasquale D'Alessio, quindi lui è l'organettista nonché il compositore ufficiale di tutte le rime famiglia per famiglia, quindi mamma, il nostro poeta. Allora facciamone qualcuna, ma qualche famiglia vogliamo fare? Michele, Pasquale le strofe le fa al momento, quindi ha questa forza. Giustamente viene così perché mangiando, bevendo, in base alla persona, ci conosciamo nel paese, viene la rima. Filo d'arte lui. Lui è un grandissimo filo d'arte, sì. Un grandissimo filo d'arte. A me fa piacere far parte di questa confraternita, sono uno degli ultimi entrati in questa associazione e sono molto felice di aver intrapreso questa, diciamo, carriera tra virgolette. È il sogno di noi bambini, no? Io crescendo andavo suonando per il paese con i secchi, con i piatti e guardavo loro con grande ammirazione, no? Chissà se un giorno, e finalmente il giorno è arrivato e faccio parte della confraternita, e per me è un onore suonare con loro. Sono felice di andare in America con loro e speriamo che vada tutto per il meglio. È importante che questa iniziativa sia presa da voi giovani. Sì, la cosa buona è che comunque tutta questa organizzazione è stata fatta da tutti loro, i ragazzi della confraternita, senza chiedere niente a nessuno, quindi ognuno di loro ha messo il proprio lavoro, la propria arte per fare in modo che tutto quanto uscisse al meglio. Stiamo studiando una frase per... Ma dai, tra poco la rifacciamo. Ci congediamo momentaneamente dalla confraternita con la loro promessa di farci vivere una loro esibizione dove siamo certi non mancheranno delle sorprese. Tra il numeroso pubblico c'è anche chi di recente quel viaggio tra la comunità collese d'oltreoceano lo ha fatto, è Mario Di Sandro. Mario Di Sandro, io ho detto, intervistando i componenti di questa confraternita, finalmente, ed era ora che i giovani segnassero un momento nuovo, una svolta a Colia Volturno. Veramente, complimenti a questi ragazzi che hanno fatto una cosa davvero bella. Io sono molto contento per come si stanno comportando questi, che ragazzi, oramai sono tutti quarantenni. So di questa iniziativa, di questa presentazione, di questo calendario, che lo hanno preparato perché lo vogliono portare addirittura negli Stati Uniti, vogliono raccogliere anche fondi per andare negli Stati Uniti. È una cosa veramente straordinaria, una cosa davvero bellissima. Sono sicura che avranno tantissimo, tantissimo successo tra i nostri connazionali all'estero. Io sono stato negli Stati Uniti l'anno scorso e parlando con tanti amici collesi, e tutti quanti hanno una grandissima nostalgia di Colli. Per loro qualsiasi cosa di Colli vale tantissimo, vale molto di più di quello che noi normalmente lo apprezziamo. Sono convinto che questa sarà una cosa straordinaria. Non dimentichiamoci che già in passato c'è stata qualche iniziativa simile, ad esempio quando l'amministrazione comunale portò la banda musicale negli Stati Uniti, pure fu una cosa bellissima. Io non potetti andarci, ma chi c'è stato ha raccontato di cose veramente molto molto belle. E io mi auguro che i ragazzi riusciranno a portare a compimento questa iniziativa, perché sono convintissimo che faranno una cosa che rimarrà negli annali proprio della storia di Colli, soprattutto tra gli amici di Filadelfia. A Filadelfia mi sembra c'è la comunità più grande, più numerosa. Ma numericamente è impossibile poterlo dire. Io credo che la stessa più o meno si equivale Colli e Filadelfia, cioè come quantità. Ovviamente diciamo quelli che le nuove generazioni non tanto sentono più quella passione di Colli, e oramai le nuove generazioni sono tantissime negli Stati Uniti, le generazioni tipo la mia, voglio dire 60-65 anni, che ancora sentono questa passione, ce ne sono tanti, ma
purtroppo la legge della vita è quella che è, quindi si vanno estinguendo anche loro, così come si sta estinguendo in Italia, diciamo, questa generazione. Le nuove generazioni sentono molto meno questa passione, ed è anche logico, sono nati negli Stati Uniti, quindi si sentono americani a tutti gli effetti. Sono molti i collesi che in America hanno fatto strada e che occupano posti di responsabilità? Per quello che io so, sì. Per quello che io so, sì, ma negli Stati Uniti è un po' diverso rispetto a noi il modo di vedere la carriera di una persona. Da quello che ho potuto capire io, negli Stati Uniti non conta tanto il posto che uno ricopre, quello che conta molto è quanto uno guadagna, per cui va bene qualsiasi lavoro, diciamo anche tra i più umili, vogliamo dire, l'importante è che uno guadagna molto, e cambiano facilmente lavoro, voglio dire, da l'impiegato di banca può passare tranquillamente a fare il muratore se guadagna di più, c'è una mentalità completamente diversa dalla nostra, lì sì, quello che conta è quanto si guadagna, non conta il mestiere che si fa. Mi sembra che c'è un gollese che ha una grossa responsabilità, insomma, un incarico importantissimo in una banca. Sì, è vero, e tra l'altro è anche un amico, voglio dire, che io me lo ricordo da ragazzo, siamo stati molto amici. Io non ho avuto modo di venirlo a Filadelfia, anche se ho visto alcuni suoi congiunti, ho visto la sorella, l'ho salutato, siamo stati insieme, mi ha fatto piacere. So che pure io di questo uomo oramai, che ricopre questa carica così importante, e mi fa piacere per lui, diciamo, che è riuscito ad ottenere questo brillantissimo risultato negli Stati Uniti. Parliamo di Antonio Di Sandro. Perfettamente, Antonio Di Sandro, un mio omonimo per quanto riguarda il cognome, ma non siamo parenti comunque. Tu vivi a Colli, sei un professionista, un libero professionista, ma che aria aspira a Colli? Adesso mi hanno detto che un consigliere comunale di maggioranza si è dimesso. È notizia di ieri praticamente, un consigliere di maggioranza si è dimesso, ma ci avrà le sue ragioni ovviamente. Non vorrei in questo momento alimentare, diciamo, un polverone su questo fatto qui. Io mi sono dimesso anch'io come consigliere comunale tempo fa, ma per altri motivi, per una rotazione tecnica praticamente. A metà mandato mi sono dimesso per far entrare in consiglio comunale un altro dei non eletti. Colli ha sofferto da sempre di una malattia cronica, e quella delle beche politiche, che alla fine, insomma, hanno fatto più guasti che bene. Oggi com'è la situazione? Ma la situazione è praticamente la stessa. Io approfitto per dire che io ho lanciato un messaggio molto chiaro e molto forte, l'ho lanciato due volte, nella primavera scorsa e anche negli ultimi giorni, per fare un discorso unitario, ma non mi pare che abbia avuto molti consensi, soprattutto dalle parti più alte, dai vertici più alti, non mi pare che questo abbia avuto molti consensi, per cui credo che si vada di nuovo a uno scontro, un inutile scontro, perché in un paese che cosa ci si può andare a dividere? Io credo che la cosa più bella sarebbe fare un'unica lista con un discorso unitario per il bene di tutti. Io ho lanciato questo messaggio. C'è ancora tempo, può darsi che qualcuno raccoglie, ha ancora tempo per raccogliere questo messaggio. Ecco. Concludiamo con una nota positiva, sì. Visto che tu sei stato in America e hai visto la colonia dei collesi, chiudiamo con un saluto, con un messaggio a quelle persone d'oltreoceano. Ah, certamente, mi fa molto piacere salutarli tutti con affetto e simpatia. E cosa le posso dire di più? Loro... diciamo, io una cosa che gli vorrei dire è di non avere tutta questa grande nostalgia di Colli. Io so che molti soffrono troppa nostalgia di Colli. Io ho visto che tutto sommato loro vivono bene e stanno benissimo, non devono avere tutta questa nostalgia. Ovviamente la nostalgia è un fatto personale, quindi io posso dire di non avere nostalgia perché vivo a Colli. Se vivessi in America probabilmente farei la stessa cosa, però il mio messaggio è proprio questo, cercare di essere un po' più sereni, perché ci sono persone, tra cui parenti miei stretti, che si stanno rovinando la vita proprio per la nostalgia, non vivono per pensare a Colli. Sì, fanno bene, ci fa piacere, ma
con moderazione. E intanto adesso fra un po' arriverà questa colonia di collesi lì e quindi faranno vivere dei momenti belli. Certo, sicuramente questo sarà un momento bellissimo, già mi immagino i festeggiamenti, i preparativi, quindi sarà una cosa bellissima e mi auguro che se la godano tutta quanta questo incontro, ecco. Doveroso incontrare il padrone di casa, Pietro Amodei, alpino di lungo corso. Pietro Amodei, capogruppo del gruppo Alpini di Colle a Volturno, è il padrone di casa questa sera in questa manifestazione molto simpatica che hanno organizzato questi del gruppo Sant'Antonio Abate. Che si sono messi in testa questi ragazzi? Ma questi ragazzi sono fenomenali, sono bravissimi perché fin da tanto tempo, devo dire anche insieme a altri gruppi, ma loro l'hanno fatto intensamente proprio perché sono costituiti in confraternita. Ebbene, dicevo, questi ragazzi hanno questa grande virtù, che risollevano questa tradizione del Sant'Antonio Abate e in più hanno voluto assolutamente, mettere in modo pratico su un calendario queste varie manifestazioni che hanno queste vicissitudini dell'associazione. Quando hanno pensato di fare appunto questa manifestazione che interessa tutti quanti i nostri paesani in questo periodo di agosto, che è un po' strano, non potevamo che metterci a disposizione assolutamente. Quella di questa sera è solo la prima tappa di un tour che porterà questi ragazzi negli Stati Uniti. Sì, almeno questo è il loro programma e io li auguro vivamente di realizzarlo, così anche i nostri connazionali che vivono negli Stati Uniti possono assaporare un pochino quello che succedeva nei tempi tanto tempo fa, perché loro ricordano quello che succedeva 50 anni fa e più, e come di fatto succede ancora nel periodo del 16-17 gennaio di ogni anno qui a Colli. Gli alpini di Colli come stanno? Ah, stanno bene, mangiano, bevono e continuano anche gli alpini a conservare la tradizione della vita militare con quello che è l'attività degli alpini, che carità, insomma, si conosce benissimo. Fino a poco tempo fa cantavate pure, adesso? Beh, adesso ci siamo presi un periodo di vacanza. Spero che prima o poi. In questo viaggio ci sarà un passeggero speciale. Chi è? Il passeggero speciale per noi è Sant'Antonio Abate, che è il nostro Domenico, che sta pian piano realizzando delle strofe anche per gli amici americani, e credo sia qualcosa di fantastico poter raccontare magari ai figli degli emigrati il nostro canto attraverso le nostre emozioni, la nostra gioia. E quello a quattro zampe? Purtroppo è il nostro amico speciale a quattro zampe, che l'asino purtroppo non potremo portarlo, ma sicuramente ci organizzeremo per averlo lì uno. Intanto i giovani della confraternita sono pronti e ci danno prova della loro bravura. Ci colpisce il loro entusiasmo contagioso e la presenza nel coro di due splendide voci bianche. Vai. Buonasera signori padroni, siamo venuti con grande suoni, siamo venuti con grande suoni, che domani sono andato, se ne sia lodato, il gran Sant'Antonio va vestito sempre da frate, quello è Sant'Antonio Abate. Questa sera non suoniamo, ma insieme ci divertiamo, il paese noi ospitiamo e tutti quanti lo ringraziamo. Sant'Antonio Abate e Michel degli Vallun, can sa chiude una, c'è venuta intervista, che le piace quello che stiamo a fare. Se ne sia lodato il gran Sant'Antonio Abate. Oh,
ci tratteniamo, che ci abbiamo da camminare, tante famiglie da visitare, Sant'Antonio per cantare, quante stelle si annola, in plaza Sant'Antonio per la stelle sempre da fare, per le Sant'Antonio per Ragazzi, che dirvi? Alla vigilia del vostro viaggio in America, che, sono certo, sarà un bastimento di emozioni per voi, ma anche per le persone che incontrerete, non posso non andare indietro negli anni, 32 per la precisione, quando accolli un'altra benemerita associazione, quella del Mutuo Soccorso, realizzò un documentario destinato a tutti i collesi sparsi nel mondo. Se quella fu, per i figli di Colli emigrati, un piccolo raggio di sole, voi il sole glielo date per intero. Siamo in chiusura, auguriamo agli amici della confraternita Sant'Antonio Abate un buon viaggio negli Stati Uniti d'America e approfittiamo per salutare anche i tanti, tanti collesi che vivono a Filadelfia. Grazie a Pino Vecchi ed Aldo Porfirio per le riprese. Ad Aldo Porfirio il ringraziamento ancora una volta è doppio perché ha curato anche la regia. Ovviamente grazie a tutti voi che da casa ci avete seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana.